chiaro che la carne se ti starà truccando. Nel frattempo c'è il cappello. Veloce. Prego, signorine belle. Nel ramo, signorine belle. Perfetto. Questo qui dopo il cappello tuo, Nicia, lo mettiamo alla pizzeria tua dopo, questo è il cappello che qua la fai col mantello rosso. Siamo tutti. Chi manca? Solo Gagliardi? No, adesso quando Gagliardi lo dico da solo. Allora, per favore silenzio. Allora, come prima cosa volevo dire questo, che sono cose pratiche. La prima cosa è, quando finisce il lavoro, che abbiamo fatto i saluti e chiude il sipario per sempre, la prima cosa da fare, e qui chiedo la collaborazione di Michela, di Cartoon e di Beatrice, i costumi, cioè con l'aiuto vostro, i costumi, riprenderli, metterli dentro i sacchi di nylon e piegarli. Mi raccomando, soprattutto per i costumi, quelli di Francesca e di Giulia, per le palline, perché sennò si rovinano tutte quante e quindi eccetera. Quindi questo lavoro, mi raccomando veramente dei costumi. Seconda cosa, adesso la prima cosa che facciamo quando vi dico di lasciarci è quella di andare a controllare la attrezzeria, ok? Cioè se tu c'è il libro, se c'è il mantello, se tu c'è il cappello, quello lì lo trovi, se c'è l'urinale, se tu c'è il centrino, ognuno, se tu c'è le noci, se c'è il naso, ognuno deve, quello lì è importante. Tante cose, quello mi sono scordato, ma credo lo fa subito. Volevo ringraziare il 4 che ho nominato prima, Beatrice, Cartoon, Socci e Michela, ho detto, ma Michela, scusa, tanto Martina e Michela, sì. E che hanno fatto un bel lavoro per la scenografia, perché se sono sacrificati per, ecco, un piccolo applauso. No, perché si sono sacrificati il sabato, la domenica, e hanno fatto una cosa graziosa, e a Tonino gli è piaciuta anche tanto. Però quello che riguarda stasera è che diciamo mezz'ora prima che cominci dovreste cercare di non far casino, di cercare concentrazione, di stare tranquilli, di non giocare là. No, per comunque stare, ecco, no, per figlio, bel ragazzo, mettiti con le belle ragazze. Quindi la ricerca della concentrazione, quello che dicevo anche prima, qualcuno che c'era, l'altra volta eravamo 450 spettatori. Stasera, anche se ne fossero 150, per dire. Quanti erano? 450. Ecco, voglio dire, il discorso avanti uguale, perché io vi posso dire, è un divertimento, perché tutti indistintamente siete migliorati. Cioè, voglio dire, anche nella crescita del cervello, al di là del teatro, date l'idea di ragionare molto di più, siete più riflessivi, eccetera. Quello che posso dare dei consigli dal punto di vista attoriale sono, Matteo lo sai, quei punti lì che valorizzano di più le battute per essere migliore. Quando fai, mi piace quei movimenti, ricordati quello del così, del carino ad oggi, cioè, non mi ricordo come li faccio. Arco, bullying e spalla. Spagna, diciamo, quindi so, eccetera, però ecco, c'è, e quando fai quel salto grosso, no, che giustamente giri per dire, quando lui dice c'è credo, c'ha avuto un figlio senza nessuna fatica, che sei
evita troppo, devi essere un po' più goffo naturalmente. Dopo prego le costumiste di dare un controllo più attento a lui per quello che riguarda eccetera. Per quello, allora invece quello che riguarda tu all'inizio, se vai tranquillo, lento, va bene, capito? Non te li fa prendere la frenesia, così come con Spalini è bravissimo, poi si lascia prendere negli attimi troppa velocità, delle volte devi cercare di non mangiare le parole, perché tutto fatto bene, quelle cose lì, no? Io lo dico, tutti quanti diranno che si farà uguale, non è quello che poi è, però perché non raggiungerla? Io voglio sapere, siccome che tra un po' non ci rivedremo o ci rivedremo raramente, cosa ti è rimasto di più di questa esperienza teatrale, in questa replica? Allora, sicuramente il tanto impegno che ci ho messo, che ci abbiamo messo anzi, e che non mi aspettavo che per una replica ci fosse così tanta partecipazione, almeno da parte nostra, dopo non so il pubblico, almeno da parte nostra, per farla riuscire nel migliore modo possibile. E poi soprattutto il fatto che comunque ogni volta, nonostante sia appunto una replica, quindi un bis se vogliamo, comunque c'è sempre la stessa adrenalina e sempre lo stesso sentimento che ci avevamo, diciamo, in precedenza, come la prima volta. È la seconda, ma come se fosse la prima. Ho capito, ma questo è il giusto atteggiamento dell'attore, lo diceva anche Edoardo De Filippo alla milionesima replica. Ma dal punto di vista personale hai trovato qualche cosa su questo lavoro di un anno di teatro? Sì, sicuramente sì, perché come mi hai detto anche tante volte tu, secondo me ci ha aiutato a tutti e a me in primis a crescere in una certa maniera. Saremmo cresciuti lo stesso anche senza, ma così l'abbiamo fatto in maniera più veloce e secondo me è meglio. Grazie. Matteo Petrini, Liguri. Allora, tu hai fatto, praticamente sei Callimaco, sei l'interprete principale, praticamente col tuo funzionamento che è stato sempre subito ottimale, hai creato il giusto ritmo alla commedia. Praticamente tu hai fatto tre personaggi, hai fatto Callimaco, hai fatto il dottore e hai fatto il mendicante. Con quale ti sei divertito di più? Callimaco. Callimaco è bellissimo perché è più Callimaco che è diventato me che io che sono diventato Callimaco, cioè è diventato come se Callimaco da Lord un po' molto frenetico e comunque si è diventato arrabbiato, mezzo schizofrenico, che ha le crisi di panico a un certo punto mentre si arrabbia. Io generalmente sono una persona calmissima che però mi tengo dentro tanto la rabbia, quindi sfogo lì. Quindi quando faccio il dottore sto sempre calmo, cioè un po' sempre, come sempre. Io ho visto che tu la dote più importante che c'hai è quella della memoria, memorizza subito, ripetere quasi subito quello che io ti dicevo, quindi sei anche propenso a fare questa cosa da questo punto di vista. Certo, bisognerebbe scrutare anche tipi altri personaggi, ti ricordi lo Shakespeare che potevamo fare, eccetera. Tu pensi che potrebbe essere il futuro tuo provare a fare qualche altra cosa o penserai solamente allo studio? Io di sicuro continuo. Io adesso non volevo smettere, adesso prima di tutto quando vado a Milano, che adesso vado a Milano l'anno prossimo, e prima di tutto cerco un attimo di ambientarmi e poi quando mi sono ambientato, magari non l'anno quest'anno appena arrivo, ma l'anno prossimo, volevo trovare qualche compagnia o qualcosa all'interno dell'università, se c'era qualcuno, qualche aggancio, perché mi dispiacerebbe un attimo lasciare una cosa che comunque sia, alla fine mi può venire abbastanza bene, comunque sia mi piace, quindi è un peccato. Poi non faccio sport, non faccio più sport, quindi tempo ce l'hai, gli altri hobby che ho, e quindi mi è rimasto solo questo. Allora, Simone Gherardi Callimaco. Cioè, la cosa che ho visto, che hai trovato da questa esperienza molta più concentrazione. Mi ricordo le prime volte che non si riusciva a tenerti fermo, non tanto con i movimenti quanto anche con il cervello. Io penso che questa qui sia stata una bella esperienza sotto tutti i punti di vista. Allora adesso ti faccio una domanda simpatica, presumo, ma come ti sei trovato a fare, diciamo, il pederasta? Come ti sei trovato? Ti sei divertito? Hai avuto qualche imbarazzo all'inizio? Adesso, visto che la gente piace questa cosa che fai,
all'inizio è un po' titubante, poi dopo diciamo cioè, sono entrato nel personaggio, perciò ecco, l'ho fatto mio, perciò così, ecco, forse mi rimarrà per sempre parte di me. No, adesso non dicendo gay, però speriamo, ecco, però insomma così è stato proprio preciso adatto a me, perché se c'è qualche altro personaggio che me l'ha dato lui, forse non... Tu sai che il tuo regista di solito, sì, anche perché avevo poca scelta, eravate pochi, mm-hmm, sceglie un po' anche in base alla fisicità, al modo di muoversi, al modo di parlare. Azzeccatissimo. Evidentemente, mm-hmm, se tu continuerai un po' questo esercizio di concentrazione, che forse è la cosa che ti manca, non dico per il teatro, un po' anche per lo studio, per il lavoro, perché potrei fare altre cose, va bene? Certo. Allora, adesso lui si chiama Filippo Carmenati, sì, e fa Siro, praticamente la bella Lucrezia della Mandragola. Allora, in questa esperienza, certo, le donne, tu sei nel teatro, soprattutto in passato, avevano piccole parti, sì, addirittura nel teatro antico gli uomini facevano anche le parti femminili, per cui hai avuto poca possibilità di dimostrare di più la tua valenza. Però pur essendo il personaggio minore, diciamo, quello femminile, cosa ti è rimasto di più questa cosa? L'aspetto teatrale, l'aspetto dell'amicizia, l'aspetto didattico? Dimmi un po' qualcosa. Amicizia senz'altro, perché è un progetto che abbiamo fatto con la nostra classe e quindi abbiamo rafforzato i nostri legami. Poi per quanto riguarda l'aspetto teatrale e didattico, abbiamo tutti imparato nuove cose, e mi è servito sia sul piano della, diciamo, come parlare meglio e come espormi, anche perché il mio personaggio, anche se ha solo poche battute, comunque la prima parte della rappresentazione ho una personalità e la seconda parte devo cambiare del tutto personalità, e quindi anche questo mi è stato molto utile per espormi e per mostrarmi di più. Allora, prossimo anno, no, andrai all'università sicuramente, ci sta qualche compagno anche in passato che con l'esperienza teatrale poi è ritenuto opportuno continuare, magari anche per hobby. Tu pensi che è una cosa che potrei ancora fare, sinceramente, oppure pensi qui è chiusa, magari mi interessano altri hobby, magari non lo faccio perché non c'ho gli stessi compagni, che dici? No, compagni alla fine quelli che c'è, se ne avrò l'occasione è un'esperienza da rifare, perché è stato sia divertente che interessante, e poi apprendere qualcosa. Ma troverai, pensi, un regista bravo come Mauro Nicchini? Quello no. Grazie. Patrizia Rossi, Lucrezia. Francesca.